Nell'affermare queste mie convinzioni, so bene che da molti verrò considerato un sentimentale e un nostalgico, ma sentimentale è un aggettivo che non mi piace. Io sono uomo di sentimenti. Del resto, se nella vita non sono sistemati quelli, non si riesce a far nulla. Nessuna ricchezza potrà mai sostituire gli affetti. Si vive in un mondo che ha imposto comportamenti e modelli di vita in cui i sentimenti sono disorientati, frastornati. Invece i sentimenti amano il silenzio e la riservatezza, vogliono essere riconosciuti e custoditi. Pensiamo alla famiglia tipo. I genitori lavorano, il nonno non c'è perché l'hanno messo all'ospizio e il bambino va all'asilo nido o a scuola. Se è già grandicello, nel pomeriggio rientra a casa dove non c'è nessuno. Si connette a un videogioco quando va bene e si tiene compagnia con lo schermo del computer. I genitori? 8 ore in fabbrica lui, 8 ore in ufficio lei. Hanno giusto il tempo di vedersi la sera, domandarsi cosa comprare sabato al supermercato e addormentarsi davanti alla televisione. Il giorno dopo tutto da capo. Un po' alla volta il rapporto affettivo si logora e sia lui che lei finiscono col trovare sul luogo di lavoro, dove consumano la gran parte della vita, qualcun altro con cui riempire il vuoto delle loro solitudini. Allora in casa iniziano i silenzi, le finzioni, le bugie, spesso percepite e tuttavia taciute. In famiglia si è moglie o marito e fuori amante d'altri. I figli avvertono il disagio e ne subiscono le conseguenze. Abbiamo barattato gli affetti con la ricchezza. Stiamo recitando come nelle pubblicità, dove tutti hanno le medesime facce da merendine. Iniziai la lavorazione del film un certo giorno. Le riprese si svolsero per alcune settimane in un'agenzia di pubblicità. Il soggetto trattava di un gruppo di creativi che elaborano la campagna di lancio di un nuovo prodotto. Girammo rigorosamente dal vero e anche gli attori erano dei pubblicitari. Una troupe cinematografica è sempre ingombrante e allora lavoravamo dopo i loro orari di lavoro, soprattutto di notte. La lunga frequentazione portò alla cordialità e alla confidenza. Per il comprensibile affollamento e il frequente uso dei servizi igienici, una sera trovammo esposto e bene in vista sulla parete del gabinetto questo avviso: la scienza moderna e la tecnologia più avanzata ci hanno dato un insuperabile strumento di promozione civile e di riscatto dalla barbarie, lo spazzolino da cesso. Questo strumento rivoluzionario è stato concepito per rimuovere meccanicamente i residui organici che, terminata la funzione fisiologica, restano abbarbicati perficacemente alla coppa
nonostante l'intervento idrocatartico dello sciacquone. Detto strumento si impugna con la mano preferita e se ne introduce le estremità inferiori, riconoscibile per la forma a pennello all'interno della coppa. Quindi, individuate le tracce da obliterare, si procede a soffregarle con movimenti lasciati alla creatività dell'operatore. I risultati sono assicurati e talvolta sorprendenti. Trovai quella raccomandazione un opportuno insegnamento scritto con elegante ironia, tanto che ne trascrissi il testo, che ancora conservo appeso nel bagno di servizio per gli ospiti di passaggio. L'ignoto autore merita la nostra stima e quella di Tito Flavio Vespasiano, imperatore romano, che fra le grandi imprese di guerra e l'amministrazione dell'impero non trascurò di considerare le piccole necessità quotidiane dei suoi concittadini. La sua fama durò per 2000 anni, finché sul finire del nostro secolo XX non sparì dalle città quel tratto di civiltà che erano gli orinatoi pubblici, a cui venne dato appunto il nome di Vespasiani. In Veneto, quando ancora lo sviluppo industriale non aveva sconvolto la campagna con i suoi principi e regole, i vecchi si tenevano in famiglia, rispettati e onorati fino alla fine dei giorni che Dio concedeva loro, tanto che gli ospizi rimanevano sempre quasi vuoti. Tra il 1979 e il 1980 esplose all'improvviso il miracolo del Nord-Est. I contadini si erano trasformati in imprenditori, dando vita sul territorio a un fitto reticolo del terziario, con una ricchezza mai prima di allora immaginata. Dalla stalla e dal fienile si ricavò un'officina, un piccolo laboratorio, e dalla vecchia casa rurale si passò alla villa. Ma nella villa non ci fu più posto per i vecchi. A Bassano del Grappa venne costruita Villa Serena, unità di servizio per il ricovero degli anziani, con una disponibilità di oltre 300 posti letto. Nel giro di pochi anni non rimase un solo posto disponibile. Villa Serena, con la S maiuscola, è la morte anticipata. Una morte col bagno piastrellato, il salone ritrovo, la tua cameretta con le tendine alla finestra.